Devo giocare, mi sa. Mi hanno chiamato. Se devo fare la junior. Va bene, vi lascio con la Macorno e godetevi il match. Devo giocare. Abbiamo per contro forza. Forza di primo un vantaggio. Riesce a prendere il controllo dello stage. Cameron riesce a rientrare, fa un... gli attacca, attacca, non riesce a portare nulla, però non riesce a punire e ritorna in comando. Prova a fare un down air per chiudere, ma non ci riesce. Ne è per spaziare, ottimo. Riesce a leggere che tappa attack e a punire. La prova a read, con l'effetto non ce la fa. Robby riprende il controllo, questa è testa a testa. Centrocampo entrambi. Forti prende il controllo. Scusate. È arrivato il mio fratello Alfa. E allora ragazzi, siamo qui. Forze Carbon, loser round 1. Fituso Forze che si è fatto upsettare da Bolshak. Così è finito contro di me. Mi ha gatekeepato alla top 8. Un po' di sti cosi. E allora, però, qua, allora, Battlefield. Ancora in neo, ma è ancora giocabile. Abbiamo 20% Parti Carbon. Ma qua vanno a aumentare. Bravo Kaibo però con il Fair ad allontanare l'avversario. Lo tiene a distanza con la sua spada. Finalmente riesce a entrare in forze, ma niente di fatto. 62. Non ci vorrebbe un... qua tra poco kill. Gli basta un tipperino da, sì, da poi, metà stage. Ma guarda, con sta rage poi esatto, fra 20% oppure l'up throw che killa. Basta che Carbon sta un po' paziente e non lo sta facendo molto, però che bravo. Bravo Bectro, non sta all'up throw. Stacca la cosa della tastiera che sta laggando. A destra, a destra. Ok, d'accordo. Perfetto. E cosa devo centrare? Perfetto. Lo sento a poco. È vero. Non, cambiato, non c'è bisogno. Ah, sì, invece c'è bisogno. Sì, sì, riattacca. Allora, intanto, mentre facciamo Carbon, quasi prova a trovare la kill, ma invece è forse che si sta avvicinando a una seconda stock. Aptro riesce a attaccare, a qui intanto con lei riesce a rubare. Ok, stacca di nuovo, Bliss. E quindi Carbon finalmente riesce a trovare la kill, ma sbaglia la DI, non è molto contento. Torna in mezzo alle stelle. Eh sì. Quindi un'intera stock di vantaggio per forze. Che però si prende questi primi 17, niente di che, ottimo laser, viene scudato da Carbon. Ancora a ledge. Riesce a uscire con un'ottima grab, reversal. Adesso è Carbon off stage, ancora una volta. Prende il gyro. Forze, dove è più forte? Questa, dove, where he shines bright. This is where he shines. Al in advantage, l'advantage migliore di Palermo. Forze russe. Però riesce a leggere Carbon. Stecca! Nesti! Nesti! Questo Fair veramente nesti. Dici, vuoi guardarmi? E invece te lo pigli in testa. Fair dell'immondizio. Eh sì. Dunque mi stecca la partita di Carbon molto. Molto brutta. Ma poi strano, perché Carbon è veramente difficile da stage spikeare e da edge guardare in generale. Però non si aspettava questo Fair esplosivo di forze che inizia con un B-stock. Dice, io sono il loser, ma sono comunque pronto a vincere questo torneo dalla loser. Per quanto bene sto giocando, cazzo. E quindi inizia con un B-stock. Carbon ripicca Battlefield, dove ha perso male il primo game. Però ci sta, perché non ha perso per colpa dello stage sicuramente. Uno stage che va bene a entrambi. Io pure picco Battlefield contro Rob. Come vedi questo contro Rob per avere proiettili? Dipende dal PG. No, io con Wario lo picco perché gli faccio una pay e ne faccio altri 4. Essenzialmente è per quello. Il combo game di Wario su Battlefield è il suo miglior combo game. Però qua non c'è Wario in questo game. E però riesce a attaccare alle vacche. No, però non si sbercava secondo me perché era full shield. Sì, ma capito, non lagga. Attento Carbon, bravo. Però secondo comunque muoversi e fare qualcosa. Eh sì. Legge la roll, brutta roll, buon salto però. Riesce a tornare in neutral, no? No,
Ritorno a legge, dice, lo colpisce. Ma niente, grande dinamite, mio fratello. Forza Palermo, sempre a sbaglia il terzo da un tilt, un altro up tilt, prova il tip, qua cerca il tipper, ed eccolo a 107. 106, il numero magico 107, è il momento del campionamento, delle portate avvantaggio ancora di più. E qua, prima lead per Carbon, no, niente lead. Troppo da un tilt into... Però ancora una lead, tecnicamente c'è, scherzavo. È una lead di 6% la forza, quindi del 6%. È una lead di 6%, di 6.9 per la precisione, però qua continua a aumentare. Oh, tutta da ledge questa combo, tutto guarda tanto. Qua! 62 da un ledge! Della mappa, l'ha toccato sì. Con un pirito e ha fatto 70 un pirito, non c'è Wario, abbiamo sbagliato, stai sbagliando. Tecnicamente hai piedi, è quello che sentiamo piriti tecnicamente. No. Però Kaibo risponde finalmente con un po' di danni, niente di che però. Buon air, bravo, un altro, lo manda sull'altra piattaforma, forse riesce a evitare di entrare in tech situation con un fair. Però è di nuovo a ledge, finalmente Carbon si sta facendo valere. Quel tipper avrebbe sicuramente killato. Qua prova a leggere una spot dodge, forse qualcosa del genere, invece Carbon non gli dà nulla, anzi gli dà un up tilt in faccia. Riesce a ritirare! Tipper, signori! Spazzato alla perfezione qui! 60% ha rubato! Attenzione! Attenzione, Carbon! Qua deve mettere danno! A 50 di Nair Smash Tipper! Ha fatto nei rubi! Oh, legge attack away! Ok, mamma mia! Che situation! Che grab! Vediamo se sa mesciare come alfa! Non sa mesciare come alfa! Niente. Ma stai zitto a 150, va. Vuoi vedere la clip dove esco a 178? La vuoi vedere, la vuoi vedere? Alfa flex, alfa tempo flex. Io flex, l'unica cosa che posso flexare in sto gioco di merda in cui faccio schifo, porco dio. Vabbè, no, vero, non si flex, può bestemmiare su flexa, scusa. Flex la vita, pensando sempre alla vita reale. Oh, intanto qua, mentre parliamo di stronzate, Carbon è di nuovo in svantaggio. Ha preso il furto. Come lo scorso game. Come lo scorso che si è scordato di teccare. Eh sì. Si è scordato di mettere lo scudo nell'R1. Niente tech. Ma perché R1 non è il pro controller, Carbon? Vabbè, tu sei abituato a Sanara. No, è 2-0. Sì. 2-0, non c'è ancora out. Vabbè, Carbon game. È fatto due volte al cielo ridicolo perché non ha attaccato a muro. Vabbè, lì è ridicolo, è colpa di Carbon che non tecca. Se non tecchi il gyro off stage, devi teccare. Vabbè, ho capito, ma. Cioè, viene e dice, ha visto un attacco, ha sbagliato un tasto ed è morto. Cioè, comunque, è una cosa ridicola, la stazione alto di neutral perfetto, cioè, erano entrambi. Sì, però te lo puoi aspettare sempre da forze. È come Carbon, sono due giocatori molto simili comunque. Se vai a cercare a gimparli off stage, cercano sempre di ragazzarti in qualche modo. Cercano di incisarti in ogni modo possibile. Sì, è un po' la Palermo questo playstyle. Siamo decisatori. Vabbè, succede, ragazzi. Siamo un culo di lati tutti quanti. Ci chiamano i pirati di sette mari per un motivo. Guarda qua, Carbon, attenzione. No, però, bravo, c'ha il salto ancora, se lo tiene, bravissimo. Non piace bloccare, F-tint. Guardalo. Però l'F smash della punta non ci riesce. Ah, ricordiamo che Carbon ha battuto Vincenzo per essere qua in top 8. Quindi buon upset anche per lui. Vincenzo si tipo 5. Ah, pazzo, crazy man. Crazy man pure forse. Riesce a tornare. Carbon paziente, un po' overextendola e perde l'advantage. Però lo riguadagna, bravo, lo tiene a ledge. Ancora a ledge, forse ottimo laser, fuori un po' forse rischioso, ma non viene punito. Vero comunque, viva rubare. Down tilt, down smash. Clean. Ha fatto la rob. No, comunque anche, guarda che è buona anche knowledge da parte di forze, perché se hai notato il primo down tilt non ha mandato in tech chase, il secondo sì, forse lo sapeva e reagisce di down smash alla tech. Però perde la stock qui, ma gli fa 31. Ancora in neutro, abbiamo una situazione abbastanza Sì, sì, abbastanza even. Comunque ancora Carbon forse continua a mettere il gyro a fare SG control, però guarda il movement. Stanno ballando. Un altro. Ancora. Mamma mia, forze. Ma che sto facendo? Bane. Però vedi però al contrario di Carbon, forze tecca. Qua si vede la differenza. Prontissimo.
E qua stavolta niente di per, ma non avrebbe chiedato a 35 comunque. Guarda, era 60. E dopo le smash. No, era, ha fatto 75 ora con le. Ma sarebbe molto esploso nell'iperuranio. Oh, di nuovo even, comunque Carbon per offstage. Sì, va a legge. Attenzione. Qua voleva un air dodge forse, non gliela dà Carbon, però niente air dodge, niente salto, riesce a ritornare comunque. Non c'è già per chiudere, non ci riesce. E se si mette in neutral. Non di nuovo offstage, attenzione. Brutta situa, il salto ma è brutta situa. Bro! Niente però forse. Non vi lascio un attimo di respiro forse. Attenzione, questa è dura, questa è brutta. Oh, ha sbagliato l'hitbox del Nair perché poteva killare da lì, eh. Guarda, lo sta cercando come un pazzo questo Nair Gyro. Perché sa che può killare da un Nair in questo momento, soprattutto con questa rage. Volete la rubata? E allora dovete fare per forza in questo momento. No, i ladri in galera, non qua. Niente, Carbon però resetto neutral, sì. Non mi si sta da che morto. Smash, no? No. E per smash basso. Bravo. Ma che sai che è stata, Lo vedi che non è inesgartabile Carbon, infatti per quello prima mi stupivo. Riesce sempre a tirarti un fair, un qualcosa, però adesso è forse a tenerlo upstage. Niente spike, stavolta subito a B. Forse sbaglia. Ha finito il gas. No, sono sbagliato, ha miscliccato, ha fatto 6B. Da lì guarda il 6B offstage, la gomma il posto, lo fa in quella posizione, sei morto. Infatti appena l'ha fatto ha scosso la testa forse, già lo sapevo. Ha fatto che no. Che stronzata. E quindi ultima chance forse per Carbon. Ha il controllo totale del campo. Non lascia spazio a Carmen in nessun modo. Carmen esce vedersi. Bella! A tilt. No, direttamente a player, no, può sopravvivere. No. È per pochissimo. Forse è brutta DI. E quindi. Ma comunque per pochissimo è morto. La DI c'era ma non l'ha fatta forse perfetta.